Ciao a tutti ragazzi sono Odissimo Games e benvenuti in questo nuovo video in cui vi andrò a parlare un attimo della lettera che è stata mandata da Tim Cook verso tutti i clienti che hanno un dispositivo con un iOS 6 come sapete eh, dall'iOS 6 in poi è sono state abbandonate le mappe di Google e sono state sostituite dalle mappe di Apple appunto sviluppate eh, da poco e ci sono stati numerosi problemi con le mappe, si sono lamentati in molti, ma eh, nessuno ha capito o ha voluto capire che è la prima esperienza di Apple in questo campo, insomma. Sono le prime mappe che ha creato Apple, e eh, alla fine non sono molto male, portano dove, dove, dove si vuole. Il fatto è che la gente si va a lamentare un po' sui particolari, come, non lo so, delle mappe, delle certe parti tridimensionali un po' fatte male, ma sono del, delle cose superflue, eh, che non dobbiamo star lì a vedere, a lamentarci per ogni minimo particolare, perché in confronto con le mappe di Google, che Google ha avuto molti anni di esperienza, Apple non le ha mai avute, quindi questo è il nuovo campo per Apple. E uh, naturalmente andando avanti migliorerà, come tutte le aziende, andando avanti si impara e, e si migliora con i propri prodotti e tutto il resto. E questo la gente non lo vuole capire perché ogni persona che usi del, delle mappe manda delle informazioni ad Apple se si è accettato questo tipo di, 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 di scambio, insomma, chiamiamolo. E, e quindi può controllare delle informazioni che vanno a migliorare le mappe dell'Apple. E quindi, piano piano, avanzano anche con l'uso della persona, non solo di, del lavoro dell'Apple. Quindi niente, ehm, non so se è la prima, la, credo sia la prima volta che l'Apple si scusa, non, non, non lo so, credo sia la prima volta, comunque ehm, è stato un bel gesto, diciamo, non ci facciamo ingannare delle, delle grandi aziende, però è stato veramente un bel gesto perché questo eh, ci, ci dice che le, le aziende non vanno avanti senza il commento della comunità perché è solo eh, il consumatore che diciamo ha sempre ragione come il cliente ha sempre ragione il consumatore ha sempre ragione perché perché è il consumatore che va a usare quello lì sì vabbè lo so pure il produttore però eh, è quello che le va a usare, è quello che si va a lamentare, è quello che va a vedere i particolari, è quello insomma che può dare dei consigli al produttore. In questo caso ci sono lamentati in molti, però la cosa che non capiscono in molti è che eh, è, la prima, è una prima esperienza per l'Apple. Infatti, questo mi fa un po' arrabbiare che insomma si, la gente va a dire, va a scherzare, cioè no, a scherzare più altro a, a sfottere l'Apple per queste cose qui perché. Dicono, eh vabbè, allora passo alla concorrenza perché le mappe fanno schifo. Eh, uno non si vive solo di mappe perché ci puoi installare Google Maps tranquillamente come è stato fatto con YouTube. E poi passi alla concorrenza, vai su, su Samsung, vai a comprarti un Galaxy, vai pure. Ma tanto non è che loro le fanno le mappe, le fa sempre Google. Perché come molti non sanno, Samsung fa l'hardware, ma il software è di Google. È per quello che eh, le mappe e YouTube che è di proprietà di Google è stato tolto da, dal dispositivo IoS 6 nativo, cioè senza averlo installato di persona. Diciamo, infatti, questo qui. Non, no, la gente non lo va a vedere perché si lamenta subito sulla prima cosa che vede. La cosa lì, eh, non, non va a documentarsi, non va a cercare a fondo. E si lamenta subito. È una cosa che mi dà un po' fastidio, diciamo. Comunque. Niente, queste sono un po' le mie idee eh, su questa lettera che ci è stata mandata, che potrete trovare sul sito dell'Apple e nella home page. Io vi invito a mettere un mi piace, perché no? Di, di passare alla pagina Facebook che stiamo crescendo anche lì. Niente ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti.